Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta fredda al gelo, e vieni in una grotta freddo al gelo, oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar, oh Dio beato, ai quanto ti costò avermi amato. A te che sei nel mondo il Creatore, mancaron pane e fuoco, mio Signore. Signore, caro eletto, parco eletto, quanta questa povertà, più mi innamora, già che ti fece amor, povero ancora. Che ti fece amor, povero ancora, tu lasci del tuo padre il divin seno per venire a tremar su questo fieno, per venire a tremar su questo fieno, dolce amore del mio cuore, dove a morti trasportò, o Gesù mio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La celebrazione solenne
nella notte di Natale, quest'anno ha una sua collocazione particolare, vivendo il momento così di difficoltà dovuta alla pandemia. Abbiamo anticipato la celebrazione, ma questo non toglie la gioia che deve sprigionare dal nostro animo, dal nostro intimo, dal nostro cuore, per accogliere colui che è il salvatore dell'uomo nella sua realtà in cui si trova. Non faremo la liturgia delle ore, ascolteremo adesso il canto della calenda, che è l'annunzio del Natale. Possiamo seguire tutto questo canto antichissimo rimanendo in piedi e poi esprimeremo la nostra gioia con il canto del Te Deum. Venticinque dicembre, ottavo giorno prima delle calende di gennaio, luna decima. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine. E molti secoli, da quando dopo il diluvio, l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei. 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, sotto la guida di Mosè. Circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide, nella 65ª settimana, secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194ª Olimpiade. Nell'anno 752, dalla fondazione di Roma, nel 42° anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua pissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda, dalla Vergine Maria, fatto uomo. Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la carne. Dopo questo annuncio gioioso del Natale di Cristo,
vogliamo anche noi esprimere nel canto l'esultanza di questa realtà che ci coinvolge personalmente e comunitariamente. A pagina 190 del libretto cantiamo insieme il Te Deum. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, o eterno Padre, tutta la terra ti adora, a te cantano gli angeli, potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La santa chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, Re della Gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo, vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre, verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia, in te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. Preghi.
preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Kyrie Tu solus sanctus.
Santo Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscano davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra,
giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e delle manifestazioni della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le sue opere buone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che egli ama».
Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, alleluia. Fratelli e sorelle, è la santa notte di Natale e è arrivata, finalmente l'aspettavamo. Tanti auguri a tutti voi, cari amici, tanti auguri. Che il Signore riempia di gioia i vostri cuori. Voglio portarvi questa sera una testimonianza. Ecco, rinuncio a fare una predica dotta sulle letture che abbiamo ascoltato, sono così belle e le conoscete. No, questa sera vi porto solo una testimonianza, però una testimonianza che fa pensare, quella di Josephine Baker. Quelli che hanno un po' più di età la ricordano probabilmente. Era una famosa cantante e ballerina nata nel 1906 negli Stati Uniti. Nata da madre nera e da padre bianco. Era una splendida mulatta. Ballava, dicono, da quando era nata. E scalza, perché i genitori non avevano i soldi per comprarle le scarpe. A 19 anni si trasferì a Parigi e divenne celebre per il suo grande talento. Durante la Seconda Guerra Mondiale lavorò con coraggio come infermiera nell'esercito francese. Josephine amava molto i bambini, ma a causa delle ferite riportate durante la guerra non poteva avere figli. Allora decise di adottarli e portò a casa sua, nel castello di Milond, alcuni bambini che avevano perso i genitori durante la guerra. Gli abbandonati, insomma. Adottava bambini di tutte le razze e nazionalità con l'intento di insegnare a loro l'amore e il rispetto reciproco, al di là delle diversità. Così a casa sua si trovarono un piccolo nero, un giapponese, un coreano, un indiano, un arabo di Algeri, un ebreo di Israele, in tutto 12 bambini. Uno di loro, ed è questo il motivo per cui vi ho riportato oggi questa testimonianza, uno di loro fu trovato a Parigi tra le immondizie, ecco, proprio nei sacchi delle immondizie, esattamente nella notte di Natale. E di fatto Josephine gli diede il nome di Noël, Natale. Chiamava il suo gruppo di bambini
la piccola organizzazione delle Nazioni Unite. Più tardi vennero i problemi finanziari, perché non è facile mantenere tanti bambini. Quando nel 1969 fu sfrattata con tutti i suoi bambini dal castello di Milond, a causa dei debiti che aveva contratto, la principessa Grace di Monaco la invitò in Costa Azzurra e le mise a disposizione la sua villa. Anche Paolo VI, oggi San Paolo VI, aiutò finanziariamente quei bambini. Josephine, per guadagnare un po' di soldi, nonostante l'età ormai avanzata, si affaticava in estenuanti tournée di spettacoli. Morì per una emorragia il 12 aprile del 1975, io me lo ricordo. Una grande folla riempì la chiesa di Santa Maria Maddalena a Parigi nel giorno del suo funerale. Cari amici, quanto è bella, quanto è gradita a Dio questa solidarietà che nasce dalla culla di Betlemme, dal bambino povero che nasce in mezzo a noi. Quanto è gradita a Dio questa attenzione agli ultimi, ai più poveri, a quelli che la società molte volte preferisce scartare, buttare via, come quel bambino Noel, buttarlo via. Qui a Cisternino, in questi giorni, perché oggi ho finito di predicare la novena di Natale, quindi sono 9 giorni che sono qui a Cisternino. Bene, qui a Cisternino io questa solidarietà l'ho vista in atto e lo dico con piacere davanti al sindaco. Ho visitato ancora una volta l'opera dei Salesiani, ci mancava altro, io sono un salesiano. Ho visitato la Caritas, ho visitato l'Unitalsi, so che ci sono molte altre istituzioni caritatevoli e benefiche. E poi ho visto questa parrocchia, o meglio, questa unità parrocchiale sempre aperta alle urgenze dei malati, dei poveri, di chi cerca una parola di conforto. Cisternino, che mi ha adottato come cittadino onorario, è proprio una bella comunità, ricca di persone, di istituzioni e di opere buone. Andatene fieri e continuate a dare questo buon esempio, superandovi continuamente. Ricordatelo sempre, miei cari amici, il bambino povero che oggi nasce a Betlemme ci ricorda e ci affida tutti i poveri del mondo. Ma ci ricorda anche quelle terribili parole di denuncia del Mahatma Gandhi, quando egli ebbe a dire: io sento cantare gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. È il canto degli angeli sulla grotta di Betlemme, no?
Io sento cantare così. Ebbene, quando sento cantare così, io mi chiedo dove mai sia la pace sulla terra e dove siano gli uomini di buona volontà. E concludeva: finché un solo bambino sulla terra muore di fame, Gesù Cristo sarà nato in vano. E io aggiungo: finché non impareremo ad amarci davvero tra di noi, rispettandoci nelle nostre diversità, il Natale sarà solo una festa di luci, di canzoni, di consumo. Ma, come vi ho detto, Cisternino brilla non solo di luci, che sono molto belle anche. Devo dirvi che ho visto delle decorazioni splendide, peccato che poche persone forse le hanno gustate. Cisternino però brilla delle opere di carità, che sono la cosa più bella e più gradita al bambino che nasce. Tanti auguri. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, Figlio di Dio, di secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui cose sono state create. Un crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Con gioia e gratitudine ci rivolgiamo al Padre, che ha mandato suo Figlio Gesù a rinnovare l'umanità e a riunirla in una sola famiglia. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Padre. Per la Santa Chiesa, annunci con gioia che il mistero del Natale del tuo Figlio ha aperto nuove vie di libertà e di pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa, per il nostro Vescovo, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, raggiungano con il dono della tua grazia il cuore di ogni persona. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze, si realizzi il sogno dei profeti, ogni giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione e vergogna. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per gli ultimi, gli emarginati, per chi lascia la propria terra a causa di guerra e povertà, la tenerezza con cui Maria accudiva il tuo Figlio susciti nelle comunità cristiane atteggiamenti di benevolenza e di cura. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti,
Rimanga nei nostri cuori l'annuncio di pace cantato con gli angeli e ci aiuti a fare della nostra vita una continua lode. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Ascolta, o Padre, le nostre invocazioni e concedici di riconoscere nella nascita del Cristo, tuo Figlio, dal grembo della Vergine Maria, la tua inesauribile bontà. Per Cristo nostro Signore. Il canto d'offertorio è il numero 107 dal libretto dei canti. Astro del cielo, argol divin, mite agnello redentor, tu che i vati da lungi sognar, tu che angeli che voci non siar, luce dona le genti, pace in fondi nei cor. Pace in fondi nei cuori.
pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti sia gradita, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce. E per questo santo scambio di doni, trasformaci in Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché, conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Sanctus, 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 Dominus, Deus Santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la
nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la Chiesa nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre.
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e torni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi. Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, miserere nobis, miserere. Del mondo, miserere nobis, miserere nobis. Agnello di Dio, tu che del mondo, dona nobis pace, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, il figlio di Maria. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscono per la vita eterna. La comunione sarà distribuita in due punti particolari. Il Vescovo distribuirà la comunione dinanzi all'altare e l'altro punto sarà dinanzi all'ingresso della Cappella del Santissimo. Facciamo tutto con ordine. La mascherina la togliete prima di ricevere la comunione la ricevete in sola mano e la portate in bocca dinanzi al sacerdote, poi rimetterete la vostra mascherina e tornate al posto. Con tutto con ordine, con calma e con devozione. Il canto di comunione è il numero 111 dal libretto. Cieli narrano la gloria di Dio.
e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. La pose una tenda per il sole che sorge, e come uno sposo dalla stanza nuziale esulta come un prode che corre con gioia la sua strada. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi al suo calore. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Thank you.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ancora un minuto di pazienza, stiamo seduti. Ecco, io vorrei, a conclusione di questa solenne celebrazione del Natale del Signore, manifestare i miei auguri. Il Vescovo Monsignor Enrico Dal Covolo l'ha fatto durante la omelia, se vorrà potrà ancora dire qualche cosa alla fine. Certamente per noi è sempre motivo di orgoglio, di onore, averlo come concittadino e soprattutto come persona che guida, come pastore, una porzione di chiesa, anche se titolarmente, certamente però ci sono tante persone che a lui fanno riferimento, ai quali dà tutto il suo bagaglio culturale e spirituale di vescovo. E siamo orgogliosi per averlo tra di noi a condividere questi momenti così di liturgia e di preghiera comune. Grazie a lui di cuore per questa sua presenza, ci ha fatto gustare quest'anno una novena speciale. Vorrei ringraziare un po' tutti quanti voi per la vostra partecipazione a questa solenne celebrazione. I tempi sono quelli che sono, ma noi dobbiamo essere speranzosi, pieni di gioia. E la gioia non è tanto la frenesia che magari queste feste portano con sé. Certamente ci mancheranno i cenoni, ci mancheranno le feste esterne, ci mancheranno queste realtà che pure fanno parte del bagaglio della nostra cultura natalizia. Però è che riscopriamo il Natale vero. In una omelia di questi giorni passati dicevo, qualcuno si stava preoccupando perché dobbiamo salvare il Natale. E io dicevo, forse dobbiamo essere salvati dal Natale, da quello vero. Riscopriamo la gioia che viene dal cielo, cioè che viene da Dio. Questa gioia dobbiamo tenerla per noi prima di tutto, perché se noi siamo gioiosi, pacifici noi stessi, questa gioia, questa pace, certamente la porteremo anche al mondo di oggi che ne ha tanto bisogno. Il Vescovo poi ha avuto delle parole di apprezzamento per la nostra comunità cristiana. Credo che l'accogliamo con doveroso ringraziamento. Penso però che non ci deve inorgoglire queste parole di apprezzamento. Io, quando lui diceva queste parole di apprezzamento alla nostra comunità di Cisternino, che è aperta, solidale, tutte cose vere, pensavo ad una frase del Vangelo. Quando voi avete fatto tutto quello che dovevate fare, dovete sempre concludere, siamo servi inutili. Cioè non dobbiamo fare le cose per essere applauditi, apprezzati, questo ci sta pure bene, però che facciamolo perché bisogna farlo. Il bene si fa perché è bene farlo, per la gloria di Dio, per la nostra soddisfazione e soprattutto per il servizio di carità che dobbiamo dare al prossimo, soprattutto ai più bisognosi. E questo è anche il messaggio fondamentale del Natale. Se riscopriamo tutto questo, avremo veramente fatto un vero, santo e felice Natale. Ecco, già al momento che abbiamo anche la presenza del sindaco, se vuole partecipare a dare anche lui a nome dell'amministrazione, vedo anche chi, il dottor Baccaro, non so se ci sono altri amministratori, credo che tutto questo ci aiuti anche a condividere e a solidarizzare nello spirito e nella realtà sociale e politica quella gioia che dobbiamo saper dare agli altri. Se davvero, come diceva il Vescovo, sappiamo amare e portare questo servizio di amore alla comunità civile, avremo fatto il nostro dovere di persone umane, soprattutto di cristiani. Auguri di vero cuore a tutti. E allora il sindaco la parola. Ringrazio Don Carmelo che mi consente di poter augurare un buon Natale a tutti voi e tra poco anche un buon anno che tutti ci auguriamo diverso
il meglio rispetto a quello appena che sta per trascorrere. Saluto con affetto anche Sua Eccellenza Monsignor Enrico Dal Covolo, nostro concittadino, non lo dimentichiamo, onorario, che non manca mai di essere presente fra noi per un conforto, per una buona parola. E l'anno appena trascorso ci ha sottoposto tutti a delle sfide incredibili e tuttavia da queste sfide posso affermare con orgoglio Cisternino, i suoi abitanti cistranesi hanno dimostrato di uscirne a testa alta, dimostrando di essere una vera comunità, responsabile, solidale, generosa e anche ottimista, che non ha perso l'occasione per reinventarsi e per far in modo anche con forza di andare avanti. Una grande famiglia che mi ha anche riempito di gioia e soprattutto mi ha dato anche la forza di affrontare quotidianamente le criticità che questa emergenza mi ha posto davanti. Quindi nell'augurare un buon Natale il mio pensiero è rivolto a tutti i concittadini che si sono impegnati nell'affrontare questa emergenza, dalla polizia locale, i carabinieri, le associazioni, la protezione civile, la Croce Rossa, l'Unitalsi, la Caritas di Cisternino e di Casalini, l'associazione Meteo Valle d'Itria, il gruppo controllo del vicinato, il Filo d'Argento, i Salesiani, le suore passioniste, l'associazione Ideando, l'Alveare e il servizio civile. Li ho detti quasi tutti. E io dico anche per concludere che ci auguriamo che come cistranesi non perdiamo il senso di questa comunità che ci ha contraddistinto e che prima in qualche modo ha anche esaltato Monsignor Dal Covolo. Quindi ancora una volta noi siamo una comunità, dimostriamo di esserlo e quindi per concludere un buon Natale e un felice anno 2021. Grazie. Carissimi, mi era stato detto di darvi un ulteriore augurio, ma io vi do ben di più, miei cari, vi do la benedizione del Signore e ve la do con tutto il cuore, ve la do anche a nome del Santo Padre Francesco, perché voi sapete che io sono un vescovo a Roma, il vescovo di Roma invece è un altro, è il Papa Francesco, però sono molto unito e legato a lui e lui mi ha concesso di dare anche la benedizione nel suo nome, cosa che io faccio ben volentieri. La gradite? Siete contenti? Allora facciamoci un bel applauso. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ecco,
con il canto finale accompagniamo l'immagine di Gesù Bambino nella tenda allestita come grotta, e che gli è venuto in mezzo a noi, ha messo la sua tenda in mezzo a noi. Questo è il pensiero che abbiamo voluto dare attraverso questa tenda, che è dell'unitarsi ad esprimere anche il senso del servizio alla comunità, di cui il fondamento è Cristo stesso. Accompagniamo questo rito dell'immagine di Gesù Bambino nella grotta con il canto finale. Canto numero 105. Venite fedeli, l'angelo ci invita, venite, venite a Betlemme, nasce per noi Cristo Salvatore. Venite, adoriamo, venite, adoriamo, venite, adoriamo il Signore Gesù. La luce del mondo brilla in una grotta, la fede ci guida a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite, adoriamo, venite, adoriamo, venite, adoriamo il Signore Gesù. La notte risplende, tutto il mondo attende, seguiamo i pastori a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite, adoriamo, venite, adoriamo, venite, adoriamo il Signore Gesù.